Buongiorno a tutti e ben ritrovati in un nuovo video sul canale di AssettoMoto.it. Oggi stiamo andando sul circuito di Castelletto di Branduzzo per provare con mano i corsi proposti da tutti i pazzi per la pista. Come vedete sono senza moto, invece di noleggiare un furgone ci siamo affidati a GDC Trasporti. Il loro servizio praticamente consiste nel venire a ritirare la moto a casa vostra o in un indirizzo che comunicate voi e ve la fanno trovare pronta in pista la mattina del corso o del turno in pista. In questo modo vi togliete il pensiero di perdere un'eventuale mezza giornata di lavoro se dovete andare a noleggiare il furgone, lo dovete caricare, dovete legare la moto e tutto quello che ne consegue. Semplicemente vengono a casa, vi ritirano la moto, la portano in pista e voi andate in pista tranquillissimi. Eventualmente fanno anche un servizio di noleggio dell'attrezzatura, quindi vi possono noleggiare gazebi e altre attrezzature che vi possono essere utili nella giornata del turno in pista. Visto che siamo quasi arrivati, ci vediamo direttamente in pista. Siamo arrivati al circuito, lì c'è il gazebo di tutti i pazzi per la pista, ora ci cambiamo un attimo e poi ci uniamo a tutti gli altri per cominciare il corso. Ci siamo cambiati, siamo pronti per il primo turno, abbiamo già fatto la parte teorica, il briefing, ora si entra in pista.
siamo cambiati, si consegnano le foto e i video della giornata, che ve le consiglio vivamente perché vi aiutano a capire dove fate qualche piccolo errore, dove potete migliorare. Vado a prendere le foto e ci vediamo tra poco in macchina. Eccoci qua di nuovo in macchina. Corso finito. Volevo ringraziare fin da subito Nicolò, che è stato l'istruttore per il mio gruppo, e Andrea, che è titolare di tutti i pazzi per la pista, assieme a tutti gli altri istruttori che ci hanno seguito sia nella pratica che nella parte teorica. Non ho fatto riprese durante il corso perché comunque non volevo disturbare gli altri allievi e mi sembrava brutto fare riprese mentre stavano spiegando, mentre si stava guardando gli errori, le migliorie che si potevano fare. Comunque, grosso modo, il corso come funziona? Praticamente c'è un'alternanza fra una parte teorica e una parte pratica. Si va in aula, si guardano tutte le foto di ogni allievo e i video on board che l'istruttore fa. In questo modo si può affinare la tecnica e migliorare i punti critici, sia per chi è già stato in pista, sia per chi non c'è mai andato, quindi non ha ancora quella confidenza con la moto, magari non si fida a piegare oltre un certo limite e deve prendere un po' di confidenza in più, appunto. La parte teorica è utilissima perché vi serve per migliorare nei vostri punti critici, vi serve per affinare la tecnica, per capire dove sbagliate, cosa migliorare, e soprattutto, se avete domande, non fatevi problemi, perché i ragazzi di Tutti Pazzi per la Pista sono davvero gentilissimi. Fate tutte le domande che vi passano per la testa, non abbiate paura, non abbiate timore, perché comunque vi spiegano tutto e finché non avete capito vi seguono, quindi sono veramente disponibilissimi. Se non sapete cos'è Tutti Pazzi per la Pista, vi consiglio di andare su assettomoto.it, dove c'è un articolo dedicato, dove trovate i tipi di corsi, le piste dove vengono svolti e tutte le informazioni che vi possono essere utili, oppure andate direttamente sul loro sito tuttipazzipellapista.it, perché i corsi non sono solamente di gruppo, ma se volete affinare la tecnica ancora di più con un insegnamento ad hoc per voi, vi consiglio il corso di guida individuale. Per tutta la giornata infatti avrete un istruttore che seguirà solamente voi, quindi avete un istruttore che tramite l'interfono vi dice cosa migliorare, dove sbagliate, in modo da correggere subito eventuali errori che fate durante il giro in pista. Quindi non servirà fare il turno in pista e poi vedere la lezione nella parte teorica, ma potrete correggerlo immediatamente tramite il feedback che vi manda l'istruttore. Ringrazio ancora anche il GDC Trasporti, è un servizio che vi permette di trasportare la moto in pista o da un punto A a un punto B, che siano corsi, che siano turni in pista, basta che vi mettiate in contatto. Il prezzo è veramente basso perché costa meno di noleggiare un furgone e, come ho fatto io, andate in pista senza problemi, vi trovate la moto lì. Eventualmente, come vi ho detto prima, affittano anche l'attrezzatura, quindi gazebi e tutto necessario, quindi senza pensieri trovate tutto pronto e al termine vi mettete d'accordo e vi riportano la moto a casa o comunque in un punto prestabilito, quindi veramente comodissimo. Io vi ringrazio per la visione, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, se vi va lasciate anche un commento, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao.